Un terzo blackout generale mette in ginocchio il Venezuela. Caracas e almeno altre 10 regioni venezuelane sono senza elettricità. È il terzo blackout totale, ma in realtà dall'inizio di questa settimana, quando un secondo stop dell'elettricità ha spento le luci del paese per 4 giorni, la situazione non si è mai normalizzata. Per l'antagonista di Maduro, Juan Guaidó, i blackout sono solo frutto dell'inefficienza del governo, mentre l'ambasciatore del Venezuela alle Nazioni Unite ha denunciato che sono attacchi terroristici contro il paese. Il presidente della Federazione Medica attacca il presidente Nicolás Maduro e parla di olocausto, di medici che assistono impotenti a lunghe agonie mentre i pazienti muoiono perché i generatori negli ospedali non funzionano. E in tutto il paese sono attivi 9 nosocomi su 301. La Croce Rossa è pronta a un intervento simile a quello in Siria. Per questo sabato sono attese manifestazioni sia dei sostenitori di Guaidó che di Maduro, che sempre più asserragliato ha anche respinto la linea interventista del gruppo internazionale di contatto riunitosi a Quito.